Amici, non bentornati Friday ad Olimpico. Oggi siamo qui in un nuovo video di supermercato. E adesso lì, scusate per l'audio, ma ovviamente c'è un sacco di vento. Io in casa non ho possibilità di registrare e sono dovuto venire qua giù in giardino per registrare questo nuovo supermercato con la gente che passa e mi fissa. Vabbè, salotto. E quindi scusatemi l'audio che sarà molto forte, penso, quindi magari abbassatelo un po' per sentire al meglio possibile. Ragazzuoli, oggi siamo qui con i soliti foglietti dell'Olimpico, per parlare di mercato, perché dopo la fumata di David Silva ci sono un sacco di nomi di mercato vaghi, perché comunque dobbiamo ricominciare, dopo esserci concentrati tanto su Silva, adesso dobbiamo ricominciare un po' a fare mercato. Quindi, insomma, partiamo con questi nomi. Allora, in difesa ci stanno i soliti nomi, partiamo da Gumbulla, che però pare non venire da noi, perché c'è l'Inter molto forte sul giocatore e pare essere arrivato alle conclusioni con col calciatore, quindi Gumbulla mi sa più no che sì. Poi abbiamo sempre il coreano, il giapponese, non so di dov'è, Kim Min-jae, di cui ho parlato qualche supermercato fa, con la frenata dell'Arsenal per quanto riguarda il giocatore appunto coreano e giapponese, ci dovrebbe essere un'infilata della Lazio per strapparlo appunto agli inglesi che erano entrati un po' in trattativa. Insomma, ci proviamo. Adesso parliamo ai nomi seri, passiamo ai nomi seri. Thiago Silva, un altro nome affiancato alla Lazio così vagamente. Pure il Milan è sul giocatore, ma pare che voglia tornare in patria, e quindi sia il Milan che la Lazio sappiano in quel posto, quindi niente, Thiago Silva niente. C'è Otamendi, un altro nome, ma pare ci sia il Napoli più forte, è più forte che di noi, quindi anche Otamendi era un nome vago nelle prime ore dopo la fumata bianca di David Silva, era un nome probabile, ma a quanto pare pure Otamendi ciaone. Piace Bonaventura nel Milan, si è sentito parlare di Bonaventura già un po' di giorni fa, e Shaqiri, clamorosamente un nome nuovo. Shaqiri sarebbe un grande acquisto, perché Shaqiri a me è sempre incuriosito, quando appunto giocavo in para all'Inter anche è sempre incuriosito molto, quindi vederlo giocare nella Lazio magari come trequartista o robe varie sarebbe un ottimo, mi pare faccia tipo l'attaccante, no? Centrocampista esterno, ala, ora dico una stronzata del tipo difensore, però vabbè, no, vabbè, lasciate sta, sto un po' rimbambito. Comunque anche Shaqiri sarebbe un ottimo acquisto. Abbiamo Origi, valutato per 25 milioni, e l'Odito pare abbia avanzato un'offerta, si è entrato in trattativa col giocatore, abbia avanzato un po' di sordini, quindi uno ci pensa e vi terremo aggiornati in questi giorni di calciomercato, vediamo se almeno Origi riusciamo a portarlo nella capitale. Cavani va a Lisbona, quindi ciao Cavani, ciao Edison, è stato bello dire il tuo nome su questo canale, però comunque uno ci prova, perché comunque come David Silva ci ha perculato a noi ed è andato a Real Sociedad, pure noi possiamo perculare a Lisbona e piace Cavani, non penso, però vabbè, uno insomma ci sta. C'è una suggestione per un grande ritorno di Felipe Anderson, però insomma uno è una voce così senza basi solide, quindi uno lo dice e poi ci spera, però cioè, ripeto, è una voce un po' così di mercato campata per aria. È stato affiancato molte volte un ritorno di Felipe in questi mesi di calciomercato, pure l'anno scorso, eccetera eccetera. Magari, se te devo dire una cosa, magari tornasse Felipetto. Pare pure Rakitic, un altro nome affiancato alla Lazio, tutti questi nomi che poi non ci viene nessuno alla fine. Rakitic è un altro nome per il calciomercato, cioè per la squadra della Lazio. Rakitic sarebbe un ottimo acquisto, cioè io metterei la firma anche adesso, però non si sa niente, è un nome così che pare girano voci, quindi non mi va di entrare nei meriti quando non ci sono basi. E poi arriviamo a James Rodriguez,
Si dice che ci sia stato un contatto tra la Lazio e il giocatore e si tratta sullo stipendio e basta, perché il resto sembra già a posto per noi e per il giocatore. Si tratta sullo stipendio, quindi l'unico problema che lo frena dalla Lazio è una questione di spiccioli, che Lodito potrebbe pure sborsare perché abbiamo vinto i trofei, siamo arrivati quarti, quindi un po' di soldi Chicco sborsali, perché qualcuno ci serve se dobbiamo giocare sia in Champions che in campionato in Coppa Italia, che è pure la coppetta, pure il bonsai voglio quest'anno, voglio pure il bonsai. Quindi pure Hakan Medruzic sembra un papabile nome, più di gli altri che ho detto, questi ultimi che ho detto, Cavani, Felipetto, Rakitic, perché comunque c'è una base, cioè c'è una fondamenta che è il contatto tra noi e lui e la trattativa sullo stipendio. Ragazzi, voglio dichiarare concluso qui quest'altro episodio di Supermercato. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, chi comprereste e chi non comprereste. E niente, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto, lasciate un like soprattutto e attivate la campanella, così rimanete sempre aggiornati sui video che pubblico. Io e la Palma vi salutiamo e vi vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli, sempre Forza Lazio.